Avevamo detto ragazzi che vi avremmo stupiti e questo è il risultato. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul canale di Wraplab. Oggi siamo qui a wrappare questa Mini Cooper S R53. R53 è il modello più sportivo di questo modello di Mini. Inoltre il nostro proprietario ha fatto qualche modifica, quindi scarico, mappa, via dicendo. Ad oggi questa bestiolina raggiunge i 240 cavalli ed ha uno scarico, raga, che vedrete poi le immagini, perché sicuramente ve lo mostreremo. Fa delle fiamme tipo lunghe così, almeno. Infatti quando andremo poi a wrappare vi farò vedere cosa andremo a fare, dove c'è lo scarico, appunto, perché sapendo che questa macchina gira molti raduni, e anzi se siete amanti dei raduni e vi capita di andare, potreste trovarla insieme alla M5 da 800 e passa cavalli che abbiamo wrappato qualche settimana fa. Vi lasciamo magari qui in descrizione il link, andate a vederla. Sicuramente oltre a tutte le modifiche che sono state fatte dal proprietario a livello di motore e anche di interni, in quanti sono stati cambiati i sedili, stiamo rifacendo il cielo interno, bisogna dare una rinfrescata non indifferente alla carrozzeria, che comunque ha i suoi anni. Nero lucido poi super delicato, infatti non so se si vede dalle immagini tutti i vari swirle, i vari segni durante i lavaggi, pulizie e via dicendo, che andremo a camuffare con un colore veramente fuori di testa. Il colore che abbiamo scelto per questa bestiolina è un arancione fluo, che lo vedete lì a fianco alla macchina in piedi. Daremo sicuramente una ringiovanita nella maniera più assoluta e la faremo notare ancora di più. Sopra a questo arancione fluo andremo poi ad applicare qualche striscia, qualche grafica. Bene raga, io non vi anticipo altro, vi dico solo che prima di cominciare questo video abbiamo già fatto i vetri oscurati sulla parte posteriore, abbiamo tolto diciamo la parte un po' più noiosa, e abbiamo oscurato i fari posteriori con una pellicola definita punto 4, denominata dal nostro fornitore, che è circa un 80-85% di gradazione. Ovviamente non esiste omologa per questo tipo di fari, ma credo che questa macchina avrà ben poco di omologato. Però per i raduni si fa questo ed altro. Boy, I'm making magic when I'm looking down the scope. Y'all boys acting out of pocket. I be in the cockpit flying over coast. Sell your soul for the profit. Instagram likes, clicks on the video. You can miss me with the gossip. All that clap trap, you can leave it at the door. Meet me in the end zone. She didn't want a friend zone. Now I got a dime like woo. Me and my kinfo, get it like tempo. We ain't got no worries, no, no. Timmy, Timmy, he don't need a limelight. He wants you to find Christ, he give you divine sight. Whoa. 2020 hindsight, pull me up the sideline. Now I'm making highlights. Woo. No way, no way. Rolls up on the pedal, little homie, no way. Move all week, little homie, no breaks. Lighting up the streets just for the city's sake. Roll with the beast, yeah, I know his face. If you pick a team, little homie, win a place. Us be defeated, little homie, no way, no way. Proseguono i lavori sulla Mini ragazzi. Dopo ci spostiamo in capannone e vediamo l'avanzamento lavori. Nel frattempo il nostro Augusto sta preparando tutti gli adesivi che poi andremo a collocare direttamente sulla macchina. Avremo i vari nomi dei piloti barra proprietari della vettura, il nostro sponsor e tante altre piccole chicche che poi vedremo in fase di montaggio. Io direi adesso torniamo di là, facciamo un recap di tutto ciò che è stato fatto sulla macchina e vediamo quello che vi siete persi. Allora, sono stati wrappati off camera lo spoiler arancione, sarà super figo poi con il nostro sponsor bello grande centrale. Poi sono state rimontate maniglie e tappo della benzina verniciate nere lucide, sempre per dare contrasto con la carrozzeria arancio fluo. Il girovetri anche questo è stato wrappato in nero. Abbiamo poi montato anche i profili cromati, che sono stati verniciati in nero lucido e rifiniti con la S sempre arancio fluo. Ulteriore chicca, striscia sull'anteriore, che non sono state fatte a caso, bensì andranno a richiamare la grafica che andremo a porre sulla fiancata, che vedrete solamente al momento delle cinematiche del nostro Marco. Mi raccomando ragazzi, se il video vi sta piacendo lasciate un like, iscrivetevi al canale e fateci sapere nei commenti se poi vi piacerà la fascia parasole, in quanto sulla Mini il parabrezza è molto bombato, quindi come vedete la fascia parasole forma una vera e propria curva, che curva appunto verso l'alto. Sulla parasole andremo a mettere un adesivo centrale per evitare che vada a deformarsi troppo. Noi l'abbiamo pensata così, fateci sapere voi quello che avreste messo nei commenti qua sotto.
Avevamo detto, ragazzi, che vi avremmo stupiti e questo è il risultato. Credo che la macchina lasci veramente senza parole. Sono stati aggiunti veramente tantissimi dettagli che fanno la differenza. Avete già visto le cinematiche della macchina finita, ma andiamo nel dettaglio a vedere tutte le piccole chicche che abbiamo inserito. Allora, sulla parte della musata abbiamo inserito le varie scritte, quindi R53 Wraplab e Time Attack sulla parasole. Abbiamo profilato poi il paraurti anteriore e il cofano per dare un richiamo alla striscia, che è stata fatta anch'essa sempre nero lucido con un bordino da mezzo centimetro arancio sulla fiancata della macchina. Inoltre abbiamo inserito una piccola striscia sempre da mezzo centimetro anche sul cerchione. Ovviamente il cliente lo sa, non possiamo garantire la tenuta su questa tipologia di supporto, ma essendo comunque una macchina ad esposizione, finché dura, diciamo che la sua figura sicuramente la farà. Il cliente lo sa, noi lo sappiamo, voi adesso lo sapete, quindi se ci chiedete le strisce sui cerchi, non le facciamo. Andiamo avanti a vedere l'auto. Abbiamo inserito i nomi dei piloti barra proprietari sul finestrino posteriore, la scritta R53 e Wraplab sullo sponsor con una profilatura sempre da mezzo per fare un richiamo su tutta la macchina. Ultime due chicche: scritta, logo Instagram e TikTok, che signore e signori è in rifrangente, quindi magari poi chiederemo al cliente se ce la farà vedere questa macchina. Raga, ve lo giuro, spara delle fiamme lunghe così. Quindi ci immaginiamo già il primo raduno, sfiammate, gente che fa i video e questa scritta che viene riflessa in ogni dove. E appunto, parlando di questa cosa delle fiamme lunghe così, il dettaglio più importante sarà sullo scarico. Infatti abbiamo inserito questa scritta che non possiamo dire, credo, se no ci... YouTube ci... possiamo dirlo su YouTube? Abbiamo scritto Fuck Greta, la nostra amica Greta Thunberg. Sicuramente avrà piacere di vedere questa macchina ai raduni anche lei. Quindi raga, abbiamo fatto tutto il giro dell'auto, avete visto che mezzo siamo riusciti a creare anche questa volta. Fateci sapere qui sotto nei commenti se anche a voi è piaciuta. E mi raccomando, se vi capiterà di vedere o questa macchina o la M5 cromata arcobaleno che abbiamo caricato qualche settimana fa a qualche raduno, mi raccomando raga, taggateci sempre nelle stories che vi riposteremo tutti quanti. In questo video, se ve lo state chiedendo, non ci sarà la reaction del cliente, perché appunto Gio Magrelli, il ragazzo al quale abbiamo wrappato la M5, vuole fare una sorpresa al proprietario di questa macchina, quindi gliela consegnerà direttamente lui, quindi si vedrà arrivare questo bolide, probabilmente non riconoscerà più la sua auto. E ora direi, raga, non ci resta che aspettare il nostro amico Gio Magrelli. Lui sembra che registra, figlia. Ne pensate? Andarci con la 3 è bellissimo. Lo sapevo. Guarda il frangente. Di notte si vede, esatto, si vede tanto. Sì. In foto lo vedi perché quando c'è buio si vede solo quello. Ah sì. No, però sì, si vede. Bello, figo di brutto. Prima non c'è torcio da demolizione, guarda la ora. Una macchina da trasferire al rally del mondiale. È da gara veramente. Cioè i particolari che gli dai, un cazzo qua. Io ho già fatto prima la citazione nel video che andrà su YouTube, sì. E l'ho detto. Tre volte che siete raduni, sì. Vicini, sì. Taggare, magari lì, quello. Taggateci sempre. Perché raga, queste si faranno vedere. Cosa ne pensi, Ale? Bellissimo. E lui non ha ancora visto, sai cosa gli ho detto io? Gli altri che erano ancora. Gli ho detto, guarda che Leo mi ha detto che non riesce a entrare oggi, andiamo lì. No, ma va, ma sei serio? No. Mettila sta qua, in bianco e nero mettila. No, ma va, no, è preso malissimo. Ora la porto in azienda, ho preso un telone, la copro, vanno lì perché se c'è un tatuaggio ora la mano. Ok. Riesci a fare il tatuaggio, viene lì, se la trova davanti. Adesso la vedete ancora molto schifosa all'interno. Manca l'altro sedile nuovo che dobbiamo montare oggi, il cielo nuovo come avete smontato, pannelli in carbonio, in carbon fiber, roll bar dietro, quindi facciamo biposto e sarà una bella chicca, fidatevi. Sembra che sì.
ambiente rumoroso. A parte che a me non mi interessa di brappe di niente, persone così al giorno d'oggi, con questa umanità, con questa, come posso dire, bontà nell'animo, che ci sono poche al giorno d'oggi, tutti maligni, invidiosi, persone così bisogna averli più come amici che come clienti eccetera, perché un amico così è difficile trovarlo, e poi un amico che fa queste cose qua è ancora più difficile. Non lo trovi? Ancora più difficile. Numero uno, numeri uno, tutto il team fra applauso. Grazie.